A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici e fate loro del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra, e chi a ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro che restano a voi, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestito ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza speranza di nulla. E il vostro premio sarà grande nel Regno dei Cieli. Sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Parole del Signore in Luca 6. E questa parola che è venuta qui, mentre eravamo sull'altare, io ho chiesto la Bibbia al diacono, perché si potesse leggere questo testo. Egli perdona tutte le tue colpe, egli guarisce tutte le tue malattie, ed egli ti induce al perdono, perché il perdono è la chiave di volta del cielo e della terra. Fratello, sorella, quante volte ti è venuto in mente, nel cuore, ah, se fossi simile a Dio? E io ti dico che puoi essere simile a Dio perdonando, perché Egli perdona tutte le tue colpe. Egli è il misericordioso che perdona sempre. Chi perdona, chi usa misericordia, è simile a Dio. Si fa come Dio ed ha la gioia di Dio, la gioia di perdonare, come Dio ha la gioia di perdonare, ed è felice, come Dio è felice. Ed è in piena salute, come Dio è in piena salute. Quante volte, fratello, sorella, ti è venuta in mente, in cuore, ah, se fossi simile a Gesù, vorrei rassomigliare a Gesù. E Gesù ti dice, sii misericordioso. Io sono venuto per usare misericordia. Misericordia io voglio e non giustizia. Sono venuto per dare misericordia, perché sono figlio di mio Padre, il misericordioso. Vuoi somigliare a Gesù? Sii misericordioso. Chi usa misericordia è simile a Dio Padre, è simile a Gesù, Figlio di Dio, Salvatore nostro. Vuoi guarire? Vuoi stare in buona salute? Perdona. Perché chi ha il perdono nel cuore ha la salute a sua disposizione. Hai tante malattie,
nell'anima, nello spirito, nel corpo, perdona. È la chiave di volta, è la chiave che apre tutte le difficoltà e le risolve. Chi ha il perdono ha questa forza interiore di guarire, perché Dio lo guarisce, Lui il misericordioso, che ama con amore chi si fa come Lui misericordioso. Lui Gesù, che ama colui che si fa come Lui misericordioso. Questa mattina il Signore ci esorta al perdono per essere simili a Dio, figli dell'Altissimo, per essere simili a Gesù, Salvatore del mondo, e per darci in mano la chiave della nostra guarigione. Volete guarire? Perdonate, perché Dio, che salute piena dell'uomo, attraverso il perdono scende dentro di noi, scende in te, fratello e sorella, e tu ritrovi la tua pace nel perdono, la tua gioia nel perdono, il tuo benessere fisico anche nel perdono. I tuoi occhi si illuminano, le tue membra si rilassano, un benessere ti invade, perché è Dio misericordioso che ti invade. Egli perdona tutte le tue colpe, Egli ti solleva dalla fossa e tu ritrovi in Lui la tua giovinezza, perché Egli ha guarito tutte le tue malattie. O Signore Dio onnipotente, facci comprendere questo discorso, che in apparenza è duro, ma appena si gusta, questo frutto duro diventa dolcissimo al nostro palato, benefico all'anima nostra e al nostro corpo. O Spirito di Dio, senza la tua luce non possiamo comprendere questo discorso di Dio. O Spirito di Dio, che abiti nei troni altissimi, che abiti in cielo, scendi in abbondanza qui, su questa assemblea, facci gustare Dio, dacci Dio, o Spirito divino, e mettici in armonia col Padre, col Figlio, con te stesso, perché noi possiamo vivere. Spirito di Dio, Yari ni mala yera na yora.
Osana maiena maisha yerene Irani marendina Nagirano la mosa yo Yarani nina maiere na ya Nigiri manayeri manakjarendi mo Onu marina yarina yore Yarina yore Sono venuto per dare il perdono. Questa mattina vi do il mio perdono, perché voi possiate perdonarvi gli uni gli altri ed essere guariti dalle vostre infermità. E adesso lavatevi dai vostri peccati, lavatevi dai vostri ricordi penosi, lavatevi da tutti i vostri pensieri, sentimenti ostili, lavatevi la mente, il cuore, lavatevi i sensi, lavatevi nell'acqua del mio costato e troverete la gioia, la pace, la guarigione, la vita. Dio eterno e misericordioso, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Benedici, Signore, questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Concedi, oh Signore, che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergi, mio Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavamo, Signore, e sarò più bianco dalla neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Ecco l'acqua che sgorga dal cuore del Salvatore. A quanti giungerà quest'acqua, porterà salvezza. Alleluia. Alleluia. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nell'avacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, benedici il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Salve Madre Santa, tu hai dato la luce al Re che governa il cielo e la terra per i secoli in eterno. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E prendendoli fra le braccia e imponendo loro le mani, li benediceva. Parola del Signore. Una pagina bella del Vangelo che avete ascoltato, una visione che spero sia entrata nel vostro cuore, una parola che è scesa dentro di voi e ha suscitato sentimenti nuovi. La parola del Vangelo, la visione di Gesù. E qua attorno a Gesù ci sono i bambini. E sì, perché i bambini erano attratti da una misteriosa calamita che era l'amore di Cristo. I bambini correvano, quasi ignari di questa calamita che li attraeva, si lasciavano così attrarre, calamitare, e facevano festa. Ma i grandi non sopportavano questo chiasso, non sopportavano che questi bambini stessero attorno a Gesù. Non era una cosa seria. Gesù era venuto per gli uomini, per le persone serie, per i grandi. Se doveva parlare, parlava ai grandi, perché questi bambini che fanno chiasso e non capiscono niente. Gesù è di altro avviso. Lasciate che i bambini vengano a me, perché di essi è il regno dei cieli. Non è dei grandi, non è dei sapienti, perché Dio ha reso insipienti i sapienti di questo mondo, ha reso vuota la sapienza mondana, perché l'uomo nella sua sapienza mondana non ha conosciuto Dio. I bambini sì, anche che non hanno una cognizione chiara, essi comprendono chi è Dio, si accostano a Dio e in Dio trovano la loro gioia, la loro vita. Come questi bambini che venivano attratti da Gesù. E quando egli entrava in una città, tutti in frotta andavano attorno a questi, a lui, i bambini. Imponeva le mani, li benediceva. E guai a parlare male dei bambini. State attenti, perché di essi è il regno dei cieli. Anzi, vi dico, chi non si fa come un bambino non comprenderà nulla del regno dei cieli, resterà sempre fuori. Quanti adulti non possono entrare nel regno di Dio perché non possono comprendere il regno di Dio, che non dipende dalla ragione, ma dipende dal cuore.
Nel regno di Dio si entra con il cuore, e il cuore dei bambini è adatto per ricevere il regno di Dio dentro e per entrare nel grande regno di Dio, nel grande regno dei figli di Dio. E adesso ascoltiamo in profondità l'insegnamento del Signore. Cominciamo con il primo versetto. I discepoli sgridavano i bambini e sgridavano i grandi che presentavano i bambini. Può succedere anche questo. Ma chi sono i bambini? Sono i piccoli davanti a Dio. Non sono soltanto i bambini in età, ma anche quelli i quali non hanno una grande cultura, quelli che non hanno una grande salute, quelli che non hanno grandi doti, quelli che possono chiamarsi gli emarginati, gli ultimi. Anche questi sono i bambini davanti a Dio. E Gesù è venuto non per i primi ma per gli ultimi, non per i santi ma per i peccatori, non per quelli pieni di salute ma per i malati. È venuto per i bambini, e nel numero dei bambini mettiamo tutte queste categorie di persone, perché egli è il misericordioso. Egli è venuto a cercare l'uomo povero, miserabile. Però in questa categoria di ultimi cercate da Dio, un posto particolare meritano i bambini che fisicamente sono ancora bambini, i quali non sono stati contaminati dalla malizia umana. Non ragionano, ma sono guidati dalla fede. Il bambino ancora non ha raggiunto il grado di ragione necessario a comportarsi nella vita, è un dipendente dai propri genitori, crede nei propri genitori, ha fiducia nei propri genitori, è sicuro dei propri genitori, non si preoccupa di sé, ci pensa papà, ci pensa mamma, lui gioca, bambino, si diverte e sa che papà lo veste, mamma lo cura, dà a mangiare, lo protegge, è sicuro di papà e di mamma, dipende da papà e di mamma ed è sicuro. Sicuro dall'amore, sicuro dell'interesse che hanno papà e mamma di lui, non pensa ad altro che a giocare, a divertirsi, è beato. Ed è così di chiunque entra nel regno di Dio. Non deve governarsi con la propria testa, non deve affannarsi per procurarsi il cibo, ma deve dipendere da Dio. Ecco la prima nota del bambino: dipendere da Dio. Chi vuole entrare nel regno di Dio deve dipendere da Dio, fidarsi di Dio, confidare in Lui. Fede cieca in Lui. Per il bambino papà e mamma sono tutto, per noi Dio è tutto, Gesù è tutto. Perché vi preoccupate? Guardate i fiori dei campi, i gigli, come sono ben vestiti. Neanche Salomone vestiva così bene. Ma chi li veste? Il Padre vostro che sta nei cieli. Guardate questi fiori, l'uno diverso dall'altro. C'è un giglio, c'è un garofano, c'è una rosa, ma tutti
tutti questi fiori sono belli, come tutti i bambini di questo mondo sono belli. Chi li veste è il Padre del Cielo. Da dove traggono questi colori così belli, sbaglianti? Dalla terra, ma è il Padre del Cielo che dà alla terra la forza di produrre fiori coloriti ed erba, come dice San Francesco. E guardate gli uccelli del cielo, garriscono, cinguettano, sono felici. Chi nutre gli uccelli del cielo? Chi dà al corvo il cibo? Chi dà al leone della foresta il cibo? Chi dà ai cetacei che camminano nel mare il cibo? Il Padre del Cielo. Ora, se Dio ha cura dei fiori, si ha cura dei passerotti che si vendono per 2 soldi, quanto più non avrà cura di voi, uomini di poca fede? Siate come i bambini, abbandonati a Dio. Io vi giuro, dice Dio, che non vi mancherà il necessario. E aveva detto il Signore, per bocca del sapiente, del saggio, dell'antica legge: non ho visto mai un figlio di un giusto mendicare il pane. Dio è il Padre che pensa a tutto, è la Madre che pensa a tutto. Il bambino lo sa. Se vogliamo entrare nel regno di Dio, dobbiamo pensare come il bambino e considerare Dio nostro Padre e nostra Madre, Dio che si prende cura di noi. E questo è l'atteggiamento verso Dio. Il bambino è obbediente, docile, sì, fa qualche amarechella, però è sempre docile, obbediente, va a letto e riposa, è chiamato a tavola e mangia e poi gioca. È sottomesso ai genitori. Il figlio di Dio, quando si fece bambino, fu sottomesso a Maria e Giuseppe. Questa sottomissione a Dio si parte, agita, si va qua, si va là, papà e mamma conducono i bambini e i bambini vanno contenti. Lasciarsi condurre da Dio, lasciarsi condurre da Dio, ecco l'infanzia spirituale: fiducia in Dio, lasciarsi condurre da Dio. Il bambino è puro, il bambino non ha tanti pensieri in testa, ancora il mondo non è entrato in lui, ancora le 3 concupiscenze non ruminano dentro di lui, non lo inquietano di giorno e di notte. Il bambino è semplice, puro, innocente. E Gesù ci vuole così. Non vuole che la carne domini su di noi, non vuole che il mondo domini su di noi, non vuole che il maligno ci inoculi il suo veleno. Ed è per questo che ci consiglia, ci ordina di essere come bambini, semplici, semplici, puri di cuore, di mente, di corpo, diventare come i bambini. I bambini trattano tra di loro, quando in una grande riunione ci sono bambini, i grandi stanno per conto proprio, ma i bambini si ritrovano insieme e non fanno differenza tra di loro. Il bambino dell'uomo ricco si unisce al bambino dell'uomo povero, la bambina della donna opulenta
gioca con la bambina dalla portinaia, i bambini stanno insieme, queste differenze sociali non li comprendono, giocano insieme, stanno insieme, c'è qualcosa che li accomuna. Così anche noi, devono cessare le differenze tra di noi per essere bambini. Il regno dei cieli è diverso dal regno degli uomini. Le categorie che valgono qui sulla terra non valgono nel regno dei cieli. Diceva Paolo in Cristo Gesù, non c'è né greco né barbaro, né dotto né ignorante, né uomo né donna, né piccolo né grande, ma tutti sono figli di Dio, tutti bambini nel regno del Padre. Per cui le disuguaglianze sociali, le differenze non ci sono. Dobbiamo entrare in questo spirito dell'infanzia spirituale per essere guariti dalle nostre infermità, le quali infermità dipendono dalle contese che noi facciamo. Fratelli e sorelle, e anche in questa chiave che dobbiamo leggere la prima lettura, la fede in Dio di cui ci parla l'Apostolo Giacomo, la sollecitudine gli uni degli altri perché la guarigione scenda su di noi, pregate gli uni per gli altri per essere guariti, siate solleciti gli uni degli altri per essere guariti. Volete essere guariti? Pregate gli uni per gli altri. Fate un cerchio come i bambini e giocate attorno a Dio. E Dio darà la grazia delle guarigioni a tutti. Perché guarire per Dio è un gioco. Però il Signore vuole che noi abbiamo fede in Lui. Il Signore vuole che noi ci interessiamo gli uni degli altri. E allora che sboccerà come meriggio la nostra guarigione. Fratelli e sorelle, io chiudo questo omelia esortandoci tutti a guardare a Gesù. Vogliamo guardare a Lui e ad aprire le orecchie all'ascolto della sua parola. E la sua parola è questa: fatevi come i bambini e comprenderete Dio. I grandi, con tutta la loro intelligenza, non comprendono Dio, non c'è affinità con Dio. E nell'infanzia spirituale che si acquista l'affinità con Dio, l'uomo carnale, l'uomo razionale, non comprende Dio, non gusta Dio. E quell'uomo naturale di cui parla Paolo ai Corinzi, che non può comprendere Dio, bisogna farsi bambini per comprendere Dio, per entrare nel mistero di Dio e nel cuore di Dio. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi e le hai rivelate ai piccoli, perché così è piaciuto a te. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Ma questa conoscenza vitale Cristo l'ha data agli uomini. Ci sono di quelli i quali hanno la stessa conoscenza, perché il Figlio ha dato la conoscenza anche agli uomini, la conoscenza del Padre, di sé, la conoscenza del Regno, e sono i piccoli.
Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi, ai sapienti, e le hai rivelate ai piccoli, perché di essi è il regno dei cieli, la comprensione di Dio, la luce di Dio. Facciamoci piccoli e bramiamo gli ultimi posti. Se siamo grandi, dobbiamo diventare piccoli. Come si diventa piccoli? Noi grandi? Lo domandava Nicodemo a Gesù. Come può l'uomo diventare di nuovo bambino, nascere di nuovo? Può entrare nel grembo di sua madre? No. Bisogna nascere dall'acqua e dallo spirito. Bisogna nascere dallo spirito e diventare bambini nel regno di Dio. Rientriamo allora nel grembo di nostra madre, la Chiesa. Rientriamo nel grembo di Dio e rinasciamo bambini e rimaniamo bambini. Chi vuole essere il primo tra di voi, corra all'ingiù. Corra all'ingiù. Dice il Signore, se non vi convertirete, non entrerete. Se non vi convertirete e non diventerete come bambini. Si diventa bambini convertendoci, da grandi che siamo a bambini che ancora non siamo. Tornare indietro, correre in giù, fino a trovare l'ultimo posto, il posto degli umili, sui quali si posa lo sguardo di Dio, lo sguardo compiacente di Dio. Egli guarda gli umili e non guarda i superbi. Vuoi essere guardato da Dio? Fatti umile, raggiungi in fretta, prima che arrivino gli altri, l'ultimo posto. Chi arriva l'ultimo sarà il primo nell'amore di Dio, nel regno di Dio. E allora tutti ci mettiamo in corsa all'ingiù, per occupare gli ultimi posti, quelli dei bambini, e a questi è dato il regno di Dio. Beati i bambini, perché comprendono Dio, entrano così nel regno di Dio, che è il regno di conoscenza, regno di amore. Conosceremo Dio e saremo beati, ameremo Dio e saremo beati. È il regno della conoscenza e dell'amore, perché Dio è conoscenza e amore. Diventeremo come Lui, l'eterno bambino, dove c'è la nascita continua, il Verbo che nasce continuamente dal Padre, lo Spirito che nasce, che esce dal Padre e dal Figlio, continuamente, come bambini che nascono, in un flusso eterno di conoscenza e di amore. E il Padre che diventa Padre ogni giorno, ogni momento, ogni volta che diventa come origine di vita per il Figlio e per lo Spirito. Questi bambini lo comprendono, bambini cioè che sono entrati nella cognizione di Dio, e in questa conoscenza è la vita. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi e le hai rivelate ai piccoli. E diceva ancora Gesù che questa è la vita, o Padre, conoscere te e conoscere colui che hai mandato, Cristo Signore. Soltanto così conosceremo Dio, soltanto così noi gusteremo Cristo, altrimenti la cognizione di Dio, la cognizione di Cristo sarà una cognizione labile, umana, storica,
filosofica, ma non una cognizione vera, quella vitale, quella che dà la vita e rende beati gli uomini. Amen. Adesso innestiamo la nostra preghiera. La preghiera per gli altri e poi la preghiera per noi. Ne abbiamo tanto bisogno, noi disorientati, noi presi da tante preoccupazioni, noi travagliati da tanti sentimenti, abbiamo bisogno di essere tutti guariti. Pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Fratelli, sorelle, tutti malati siamo, tutti malati, e tutti abbiamo bisogno di essere guariti dal Signore. Ma siamo noi gli strumenti che Dio vuole usare per la guarigione di tutti. Pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Pregate con fede e pregate con l'unzione, l'unzione dello Spirito, perché l'unzione dello Spirito fa guarire. E adesso cominciamo a pregare per gli altri, per i lontani. Poi ci avvicineremo e pregheremo per noi.